tema di cui oggi parleremo è l'importanza e la necessità per soggetti che lavorano in territorio di cooperare fra di loro. E perché è necessario? Perché dalla teoria dei giochi alla scienza della complessità ci sono dimostrazioni sia empiriche che matematiche che dimostrano che quando devo competere in un mercato complesso la scelta migliore che posso fare è quella di cooperare con chi in quel mercato opera assieme a me. Quindi non è tanto una questione etica, una questione, come dire, di buonismo, è proprio una questione di opportunismo, perché le strategie puramente competitive, quindi quelle che mettono solo il mio vantaggio di fronte a quello degli altri, sono perdenti nel lungo termine. Magari nel breve termine sono vincenti, ma nel lungo termine sono perdenti. E quindi oggi proveremo a raccontare casi virtuosi di cooperazione, portando anche evidenze scientifiche ed empiriche su appunto le ragioni che portano alla necessità di cooperare. È chiaro che per cooperare non servono indicazioni dall'alto, quindi non servono sistemi, come dire, imposti da qualche legislatore o da qualche soggetto terzo, ma alla base deve essere un tessuto molto solido di fiducia reciproca e di disponibilità anche a pagare dei costi di aggiustamento cosiddetti, vale a dire quindi a non puntare solo a massimizzare il proprio ritorno, ma di avere una visione di insieme di sistema che porta ad avere alla fine un ritorno globale maggiore e più interessante per tutti. Quindi la tesi è che cooperare non è un'opzione ma un obbligo.